dopo la presentazione dei malfatti presso il ristorante La Base di Donato del Garda, siamo tornati per un altro piatto, noi li teniamo sempre facili, però con un po' di suggerimenti, magari qualche piccolo segreto, se Roberto, lo chef di cucina, ce lo vuole spiegare. Ecco, oggi cosa sarà questo piatto? Adesso prepareremo lo stinco alla birra, lo cuociamo nel forno e verrà servito con delle patate fatte al forno con rosmarino e della polenta fresca. Per la preparazione di questa ricetta prendiamo un tegame, possibilmente in alluminio o antiaderente. Gli versiamo abbondante olio extravergine d'oliva del Garda, una noce di burro. Ci spostiamo sui fornelli e cominciamo a cucinare lo stinco. Una volta che il burro è fuso e l'olio è bello caldo, mettiamo dentro il nostro stinco e cominciamo a rosolarlo. Lo stinco va rosolato semplicemente perché il calore immediato che dà la pentola e l'olio bollente chiude i pori della carne e riesce a mantenere dentro tutti i succhi e i sapori dello stinco. E alla fine della cottura risulterà più saporito e anche più croccante. Una volta rosolato bene su tutti i lati, lo sfumiamo con abbondante birra. Ci si mette sale, un pizzico di pepe. Lo si lascia andare per qualche secondo, in modo tale che l'alcol della birra evapori. Una volta fatto ciò, lo spostiamo in un tegame e lo inforniamo per un'ora e mezza a 180 gradi, ovviamente lasciandogli tutti i suoi succhi di cottura. Nel frattempo che lo stinco cuoce, noi ci prepariamo una polenta semplicissima come fanno tutte le nonne, quindi acqua bollente, una noce di burro, la facciamo sciogliere bene, un pizzico di sale e un po' di farina per la polenta. Una volta preparata la polenta, prendiamo le patate, le peliamo, le tagliamo a cubetti. Una volta fatto questo, prendiamo una teglia, olio extravergine d'oliva del Garda, le versiamo all'interno, sale, un pizzico di pepe, un pochino di rosmarino fresco. Con un cucchiaio le mescoliamo in modo tale che l'olio riesca a bagnarle tutte. E le mettiamo in forno mezz'ora a 180-190 gradi. Volendo si può unire allo stinco perché la gradazione di cottura è la medesima. Una volta cotte, prestando molta attenzione, le togliamo dal forno. Le posizioniamo in un piatto, prendiamo gli stinchi e per ultima la polenta. Le un pochino di sugo anche sulla polenta. Il piatto è pronto.